Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro come addestrare, fra virgolette, un cane, il qui presente Bart. E questi sono solo i primi esercizi di base, lui il vero addestramento non l'ha ancora cominciato. Adesso vi voglio mostrare prima di tutto le cose che andremo a utilizzare oggi. Questo è solo un pezzo della carta, ma sono dei premietti, ovvero degli sticks al salmone, come vedete, della Disney, che io ho fatto già a pezzettini perché questi sono un po' duri da spezzettare. Sempre della Disney abbiamo questi biscottini che sono al pollo e formaggio. Oggi vi insegnerò anche il riporto con questo giochino che suona. Qua c'è scritto Good Dogs. Dog, scusate. E lui, se non riporta, non vi meravigliate perché lui ha acquisito da poco il riporto. E a volte lo riporta, non sempre. Faremo degli esercizi come seduto, terra, dei segnali di attenzione, il mano che vi spiegherò quando lo faremo che cos'è, e lo slalom fra le sedie. Vi ricordo sempre di lasciare una ciotola piena d'acqua per il vostro cane. Adesso inizieremo con il seduto e il terra. Qua ho già dei pezzettini di sticks già pronti. Anche Bart è pronto. Adesso proverò a camminare per vedere se si alza. Ecco qui. Bart. Seduto. Bravo. Un rinforzo non può essere solo il cibo, ma può essere anche bravo, complimenti. Adesso vi farò vedere come facciamo noi il terra. Non gli diciamo subito terra, ma lo facciamo così. Glielo mettiamo sotto il naso e ecco, ora lui si è rialzato. Come vedete si è riseduto. Comunque gli dicevo che glielo mettiamo sotto il naso e glielo trasciniamo finché non si mette così. Bravo, Bart. Adesso andrò a ripetere la cosa per altre 1 o 2 volte. Intanto metto in pausa il video, almeno non viene troppo lungo. Vi volevo dire che non andrò a sfiorare i 15 minuti perché lui l'addestramento l'ha già fatto stamattina e l'addestratrice ci ha consigliato di non fare più di 15 minuti. Oggi sfioreremo anche troppo, quindi domani non so se glieli faremo fare. Ok, adesso faremo l'altro esercizio che non sarà lo slalom perché per lui lo slalom è ancora un po' complicato, ma faremo il luring. Adesso vi spiego che cos'è, prima un attimo altri sticks. Oddio. Il luring è che voi dovete avere un premietto fra le dita, in questo modo, oppure semplicemente nella mano, e dovete camminare all'indietro. Quando il cane vi arriva incontro, lo premiate. Questo si chiama luring. Vi faccio un attimo vedere. Guardate, Bart, lo vedi? Vuoi? Oddio. Vieni. Bravo. Bravo. Praticamente lui se li frega dalla mia mano. Nessuno gli ha dati, è lui che se li frega. Ok. Vai, ne levo alcuni perché sennò. E intanto sei già venuto da me. Lo premio sempre quando si mette seduto perché non fa mai male ripetere qualche esercizio. Vieni. Non te lo fa fare, magari. Bravo, Bart. Sei bravissimo. Adesso faremo il cosiddetto esercizio che prima ho chiamato mano. Mettere la mano così, con o senza il premietto fra le dita. Oh. Serve per dare una direzione, un po' come una freccia al cane, e questo può anche servire se il cane è diffidente ad abituarsi a prendere magari, che so, un premietto dalle mani dalla mano degli altri. Adesso vi mostro un attimo. Adesso vi farò vedere come si fa il mano. Mano, Bart. Mano. Prova a mettere il premietto fra le dita. Bart. Mano. Col premietto viene. Vabbè, prendi quello che vuoi. Sei proprio un bravo cucciolo.
Questo non è proprio un esercizio che ci ha fatto vedere l'addestratrice, però è come dire una cosa che non ho inventato io. Però non so se anche voi la fate. Vedete, io mi metto il premietto in una mano e me lo giro dietro la schiena. Poi me lo metto qui e lo faccio trovare a Bart. Come vedete ha capito che è qua, ma io non gli do nessun aiuto, glielo faccio semplicemente prendere. Vai, Bart, eccolo. Bravo! Ok, questo ragazzi vi dico che è l'ultimo esercizio, altrimenti il video viene troppo lungo. Se volete una seconda parte scrivetelo nei commenti, ma in ogni caso adesso faremo un esercizio che sarebbe il segnale di attenzione che si chiama Guarda me. Come vedete ho già aperto dei premietti diversi. Vi spiego intanto come si fa. Vabbè, in ogni caso questi sono i premietti. Dovete prendere il premietto e metterglielo sotto al naso. Poi portarvelo alla faccia e dire guarda me e tenetevi la mano in posa sulla faccia per almeno 4 secondi. Se il cane vi guarda lo premiate, se non vi guarda potete tranquillamente ripetere l'esercizio. Adesso prendo un premietto, che questo qua è al pollo e al formaggio. Metto qui. Bart, guarda me. Bravo! Questa cosa, se il cane non la fa, la potete ripetere più volte. E tu li sgranocchi i premietti. Prendo altri 3 premietti perché la voglio ripetere almeno 3 volte. 3 premietti. Guarda me. Bravissimo! Come sei bravo! Volevo provare un attimo a fare un altro tipo di segnale che ve lo spiego velocemente. Dovete semplicemente fare e se il cane vi guarda lo premiate. Ora lui non è molto pratico, però ora mi ha guardato, bravo. Questo qua lo faccio solo una volta. Riprendo con il guarda me. Bart, guarda me. Bravo. Ok ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del video. Se volete una seconda parte, come vi ho detto prima, scrivetelo nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciate un bel like. E anche Bart vi saluta. Di ciao! Ciao!